Il triste panorama di palme morte o di ceppaie secche abbandonate al suolo resta solo un ricordo. Da oggi il lungomare di Tonfano a Marina di Pietrasanta si presenta arricchito di lunghi filari di palme. In vista dell'imminente stagione estiva, il comune, attraverso la cooperativa La Versiliana, sta procedendo in questi giorni alla piantumazione di ben 30 esemplari di Washingtonia, una tipologia di palma che, secondo alcuni esperti, sarebbe più resistente all'attacco del punteruolo rosso, il temutissimo insetto che in questi anni ha fatto strage di palme canariensis in tutta la Versilia. Decine e decine quelle abbattute in quel tratto di Viale a Mare da Piazza America a Giamaica. Per questo il comune ha deciso di restituire la giusta immagine a un luogo simbolo del litorale. Siamo già a un buon punto, ne mancano, mi sembra, una ventina di piante da mettere. Penso in un giro di 3 o 4 giorni, salvo il tempo permettendo. Si spera che questa tipologia di palme sia più resistente al punteruolo. Questa è molto già resistente, anche ai vivai Pistoia hanno detto che è molto resistente. Poi sai, non è detto, però è abbastanza più resistente della Fenix. Quindi un altro Viale a Mare adesso? Sì, un altro Viale a Mare nuovo. Almeno si spera che poi in futuro, poi c'è anche già una tipologia, tipologia lì su Piazza del Tonfano, c'è le palme, c'è queste qui già trentennali. Una piaga, quella del punteruolo rosso, che in tutta la Versilia ha ucciso centinaia e centinaia di palme canariensis. Pietrasanta, con oltre 13.000 euro di spesa, è il primo comune a intraprendere una ripiantumazione di palme così massiccia, senza temere, evidentemente, i rischi di un nuovo contagio. Infatti, la nuova palma, secondo altri studi, è sì più resistente al punteruolo rosso, ma non immune. Una volta esaurita la prima specie, oppure in alternativa, l'insetto killer potrebbe finire per attaccare anche quest'ultima, vanificando gli sforzi e le spese fatte.